I risultati delle urne parlano chiaro, fiducia alla centrosinistra, ma soprattutto agli assessori uscenti, che si ritrovano tutti tra i primi posti degli eletti di ogni lista nella quale sono stati candidati. A mutare è soltanto il podio dei più votati, che vede Daniele Vimini arrivare sul gradino più alto, seguito da Riccardo Pozzi per la medaglia d'argento e da Mila Della Dora che si piazza al terzo posto nel complessivo, ma che risulta essere la donna più votata della città. Una conferma, quella data dalle urne di questa tornata elettorale, che secondo Vimini conferma il buon lavoro svolto della giunta uscente. Abbiamo affrontato questa sfida tutti assieme, consapevole della complessità di vincere bene al primo turno, soprattutto anche dare un segnale forte per confermare il lavoro importante fatto in questi anni e naturalmente portarlo avanti sotto la guida di Andrea Biancani nel migliore dei modi. Sia io che Riccardo abbiamo lavorato tanto in questi anni, lavorato tanto anche assieme a molti temi comuni, a partire dai contenitori culturali e il tema della rigenerazione urbana. E quindi siamo contenti che diciamo, i cittadini abbiano premiato in particolar modo uno slancio in questa direzione e soprattutto diciamo, una spinta a continuare per proseguire il lavoro sulla cultura, sui contenitori culturali, ma anche su tutta la progettualità che incarniamo rispetto alla spinta in avanti che sa parlare Biancani a questo nuovo mandato. 5 anni non semplici, come racconta l'assessore uscente Riccardo Pozzi, che hanno visto la giunta passare dal gestire una pandemia all'affrontare un terremoto, per poi a seguire un'alluvione. Il tutto con una grande sfida da vincere, che era quella del PNRR. Parte già dallo strepitoso risultato che ha ottenuto Matteo Ricci alle europee, che ha dimostrato il buon lavoro fatto dall'amministrazione e oggi vedere questo entusiasmo, questo risultato importante è frutto di una grande squadra, di 5 anni di lavoro importante in cui si è iniziata una trasformazione importante in questa città. Sono molto emozionato perché è un risultato al di sopra di ogni aspettativa e per quanto fossimo tutti fiduciosi è bello oggi vedere tutto questo affetto e questa gioia. Quindi, come dicevo, questi 5 anni sono stati complicati, no? Anche perché abbiamo vissuto periodi diversi, abbiamo affrontato il Covid, abbiamo affrontato sfide importanti, il PNRR, una grande opportunità che la città ha saputo cogliere e che oggi ci consente di avere un risultato eccellente da parte dell'amministrazione uscente. Questo è motivo di grande soddisfazione e un ringraziamento a tutti quelli che hanno sostenuto questo progetto. Conferma di grande fiducia arriva anche per Mila Della Dora, terza più votata tra gli eletti e prima donna per voti ricevuti, che numeri alla mano vede riconfermata anche la fiducia degli elettori nei confronti della sua lista civica Forza Pesaro. Ma confermiamo il risultato di 5 anni fa, considerato anche la diminuzione dei votanti, ci confermiamo una lista che ha fatto la differenza, conferma un consigliere comunale e a livello personale io ringrazio tutti i candidati che hanno scelto di essere in lista con noi, tutti gli elettori che hanno scelto di votare Forza Pesaro. La nostra forza è stato quello di essere una squadra e lo abbiamo anche dimostrato in città. A livello personale, lo hai detto anche tu, sono al momento la donna che ha preso più voti e per me sicuramente è motivo d'orgoglio e penso che lo sarà anche per tutte le persone che hanno scelto di sostenerci.